Parliamo delle noci di macadamia, una delle varietà di frutta secca meno conosciute nel nostro paese. Possiamo trovarle al naturale oppure salate, ma anche sotto forma di olio, bevanda vegetale o crema. Io sono Maurizio Musano e qui sul canale parliamo degli alimenti vegetali. Storia, proprietà, benefici, curiosità, modalità di utilizzo in cucina. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dicevamo, le noci di macadamia. Ne parliamo dopo la sigla! Le noci di macadamia sono originarie del Queensland, in Australia, e da migliaia di anni sono mangiate dalle popolazioni aborigene locali. Furono due botanici europei a scoprirle per la prima volta nel XIX secolo, durante una delle loro spedizioni nelle foreste pluviali australiane, e più precisamente sul monte Baupol. Infatti inizialmente le chiamarono noci di Baupol, ma in seguito decisero di ribattezzarle noci di macadamia in memoria di John Loudon McAdam, un loro amico famoso ingegnere dell'epoca. Verso la fine dell'Ottocento la pianta fu esportata nelle Hawaii e ci fu il primo tentativo di coltivazione che però non andò a buon fine. Bisognerà attendere la metà del XX secolo per riuscire a raggiungere coltivazioni di una certa rilevanza commerciale, che ebbero proprio luogo in Australia e nelle Hawaii, dove ancora oggi si trova il più grande produttore mondiale. Anche le noci di macadamia, proprio come il resto della frutta secca, sono molto energetiche, apportando circa 735 calorie ogni 100 grammi. Hanno moltissimi grassi, una buona quantità di fibre, una discreta quota di proteine e pochi carboidrati. Per ciò che riguarda le vitamine, ne troviamo alcune del gruppo B, mentre tra i minerali abbiamo manganese, potassio, fosforo, magnesio, calcio, ferro, zinco, rame e selenio. E ora andiamo subito a vedere alcuni dei loro preziosi benefici. Innanzitutto, non preoccupatevi dell'alto contenuto calorico, perché mangiate nelle giuste quantità non possono che farci bene. Infatti, ad esempio, il buon contenuto di fibre aiuta la regolarità intestinale e, se consideriamo anche la discreta quota di proteine, contribuisce ad aumentare il senso di sazietà, portandole ad essere adatte anche nei regimi alimentari di chi desidera controllare il peso. Naturalmente, essendo molto energetiche e nutrienti, sono perfette nell'alimentazione dei bambini e degli sportivi. Abbiamo detto che sono ricche di grassi, che sono per lo più grassi buoni, insaturi, e a questo proposito le noci di macadamia sono la varietà di frutta secca con la più alta concentrazione di grassi monoinsaturi. Tra questi troviamo i rarissimi omega 7, meglio conosciuti come acido palmitoleico. Alcuni studi hanno visto che questa particolare tipologia di grasso possa svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione dei trigliceridi, del colesterolo cattivo LDL, nell'aumento di quello buono HDL e conseguentemente nella prevenzione dei problemi cardiaci. Altre ricerche invece, sempre per la presenza degli omega 7, le hanno definite un vero e proprio elisir di lunga vita. Infatti l'acido palmitoleico è un componente importante della mielina, ovvero il rivestimento dei neuroni, e da qui capiamo bene come possa giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie neurodegenerative. Infine contengono preziosi antiossidanti che supportano l'organismo nel contrastare l'infiammazione, i radicali liberi
e l'invecchiamento. Da qualche anno l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha inserito le noci di macadamia nella lista rossa delle specie a rischio estinzione. Purtroppo le cause sono, come al solito, da imputare a noi esseri umani e comprendono, tra le altre, la perdita dell'habitat naturale, gli incendi dolosi e i cambiamenti climatici. La pianta cresce molto lentamente, ma può superare i 15 metri di altezza e vivere oltre i 100 anni. Solitamente entra in produzione dopo circa 7 anni e la stagione di raccolta va da aprile a settembre. I frutti sono protetti da un guscio spesso e molto duro che non permette di capire il grado di maturazione e quindi vengono raccolte quelle mature che cadono naturalmente a terra. Il processo di lavorazione comprende poi la rottura del guscio, l'essiccatura, la bollitura e la tostatura. Come dicevamo in apertura, possiamo trovare le noci di macadamia al naturale o salate, ma anche sotto forma di olio, bevanda vegetale o crema. Le possiamo comprare nei negozi biologici, online, ma ormai anche in alcuni grandi supermercati. Si trovano già sgusciate e andando incontro a veloce irrancidimento conviene conservarle in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce o meglio ancora anche in frigorifero. Sono molto diverse dalla frutta secca che siamo abituati a mangiare alle nostre latitudini, ma solitamente la maggior parte delle persone che le assaggia per la prima volta resta sbalordito dalla loro bontà. Buone, bella caddosa, speciali! Per darvi un'idea, se ancora non le conoscete, la consistenza assomiglia un po' a quella delle mandorle, mentre il sapore dolciastro e delicato ricorda quello del cocco. Il loro utilizzo classico le vede mangiate come snack tra un pasto e l'altro, magari in abbinamento ad un frutto, ma possono essere inserite anche in ricette salate e soprattutto dolci. Sono spettacolari per preparare gelati, torte, biscotti, torroni e si sposano alla grandissima con miele e cioccolato. Invece, parlando di salato, ad esempio, potremmo inserirle tritate nelle insalate o nelle impanature per dare un tocco esotico ai nostri piatti. Ma dicevamo che dalle noci di macadamia si ricava anche la bevanda vegetale, l'olio e la crema. La prima, ancora difficilmente reperibile in Italia, si può usare da variare con altri tipi di bevanda vegetale e può andare a sostituire il latte vaccino nelle preparazioni in cui è previsto. L'olio invece è molto pregiato e da qualche tempo viene usato da alcuni dei più grandi chef a livello mondiale. Sempre meglio usarlo come condimento a crudo, ma per il suo alto punto di fumo può essere utilizzato anche per cucinare. E finiamo con la crema, che possiamo usare per preparare delle ricche merende spalmandola sul pane o su fette biscottate integrali. Fatemi sapere nei commenti se mangiate le noci di macadamia, se vi piacciono, come le mangiate e se magari avete una vostra ricetta che le ha tra gli ingredienti. Se volete sostenermi per far crescere il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici e sentiamoci nei commenti qui sotto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo nei prossimi video!